Amici, benvenuti alla recensione della cassa Bluetooth della Gem. Questa cassa Bluetooth è ben 10 watt e credetemi, si sentono davvero tutti. Il suono è davvero apprezzabile sia dall'interno, sia negli interni che in posti esterni. Copre un ampio raggio di distanza. Anche il Bluetooth stesso non perde il contatto a grandi distanze. Come dicevo, ha ben 10 watt ed ha anche la membrana qui vibrante dietro. Dopo vi farò vedere un video in cui, per capire come si sente l'audio. Il prezzo è davvero concorrenziale rispetto ad altre marche più blasonate che propongono oggetti simili. Questa però si differenzia sia nello stile, che è abbastanza giovanile e innovativo, ed ha dei pulsanti diversi rispetto a quelli del solito. Infatti, hanno posizionato questa X per abbassare il volume, questa per alzarlo, e questa lineetta centrale per accendere, spegnere e fare il pairing con il cellulare, abbastanza veloce. Inoltre, può essere messa in catena con un altro prodotto simile in modo tale da avere due casse e avere l'effetto stereo. Un altro aspetto positivo è che sulla sua base vi è questa linea, questo filamento, che in realtà è il cavetto di ricarica. Si ricarica con un cavetto classico anche USB, micro USB, però è da apprezzare il fatto che lo abbiano incluso nel prodotto sulla base, anche se diciamo, non è proprio comodissimo da togliere e rimettere sempre, come potete vedere, in quanto la canaletta che hanno utilizzato per inserire il filo è davvero stretta, anche perché per continuare a renderlo impermeabile, è davvero stretta e quindi diciamo, conviene sempre portare un altro cavo, però comunque è apprezzabile il fatto che l'abbiano inserita. Ma vi faccio sentire da vicino come si sente.
È tutto, spero vi sia piaciuto questo video e spero vi iscriviate al canale e mi lasciate un bel like qualora questo video vi fosse piaciuto. Oltretutto vi lascio il link in descrizione qualora voleste acquistare questa cassa. Io direi che ne vale la pena, ci farei un pensierino. Ciao ragazzi e alla prossima.